Per noi comici ho capito che è difficile far ridere la gente, devi stare attento anche alle parole, perché se sbagli può essere denominato come razzista, può essere denominato come omofobo. Allora ho deciso da stasera, ve lo giuro, io vi parlerò solo dei c***i miei, ok? In modo che cosa accade? Che se sbaglierò sarò io, quando mi guardo davanti allo specchio, dimmi: guarda, tu non dovevi dire questa cosa, voglio essere l'artefice responsabile di quello che dico su me stesso, sulle cose che mi accadono. Quindi stasera vi racconterò quello che mi accade nella mia quotidianità. Allora, adesso è ricominciata la scuola, parliamoci chiaro, c'ho una figlia, il ruolo del papà è un ruolo importante di responsabilità. I libri, 150 euro. A mattino devo portarla io a scuola, li tiene tutti nella cartella e la cartella gliela porto io arrivo a scuola. Poi fa musica, pesa 600 kg lo zaino, gli ho detto: amore, però non è che devi mettere il pianoforte nello zaino, perché mi succedono delle robe. Allora, la scuola costa 540 euro al mese ed è dalle suore. Le suore sono devote alla castità e alla povertà. Sono 2000 persone che vanno in quella scuola, moltiplicato per 540, figurati cosa... ci sono delle suore, non so, hanno il velo in cashmere, con Rolex, la Bentley posteggiata fuori. Una volta si chiamavano Suor Teresa, Suor Giuseppina, adesso Suor Chantal, Suor Cassandra, Suor Jennifer. Poi quando esco con il signor Pucci, che Dio la protegga, ci credo con quello che spendo per far venire la bambina a scuola. No, poi io a che fare... Mia figlia sta diventando adolescente e ti accorgi che devi condividere anche con i suoi amici, perché spesso li porta a casa, così. Una sera ho fatto il brillante, li ho voluti portare fuori tutti a mangiare, maschi e femmine, li ho portati. I bambini adesso sono presuntuosi, sanno tutto, perché grazie a internet riescono ad avere delle risposte che noi, quando eravamo più piccoli, non riuscivamo, dovevamo acculturarci loro. È più veloce la situazione per ricevere delle nozioni. Li portiamo a mangiare fuori, ristorante La Bistecca, c'è uno che mi sta antipatico, si chiama Luca Amedeo Goria Maria di Sant'Ignano del Real del Sanato della Formicana, un cagacchio di un bambino presuntuoso. Andiamo a mangiare fuori, ristorante La Bistecca, c'è il momento dell'ordinazione, lui: io, se fosse possibile, gradirei un branzino. Gli ho detto: scusa, testa di cazzo, si chiama Bistecca al ristorante. Ma no, ma sono dei presuntuosi, ti distruggono la personalità. Allora, un altro episodio della mia vita. Sono andato al supermercato, ve lo giuro, sono andato due volte, la prima e l'ultima, non ci vado mai più. Arrivi, c'è un signore per terra che ti chiede le monetine, gli ho detto: c'ho 2 euro, gli do 2 euro. Entri, devi prendere il carrello, ci vogliono i 2 euro. Non le avevo, sono tornato e ho detto: ascolta, me le puoi ridare? Ti giuro che quando finisce la spesa ti ridò 2 euro. Finita la spesa, non riuscivo a tirarle fuori dal carrello, gli ho portato il carrello e gli ho detto: se smonti qua dentro, dentro c'è il 2 euro che ti devo dare. Primo reparto, frutta e verdura. Prendo l'anguria da 24 kg, la metto perché adesso devi digitare tu il tuo codice, sto per metterla sulle bilance, arriva uno e fa: che cazzo fai? No, l'anguria. Scrivi prezzemolo. Aspetta! Io scrivo prezzemolo, mi fa l'etichetta, 80 centesimi, un'anguria da 24 kg. Arrivo alla cassa, la signora fa: no, lei a me non mi prende per il culo, un'anguria da 24 kg non costa 80 centesimi. Prende il microfono e comincia: Antonio alla cassa 2 per un prezzo. Arriva Antonio, è quello che mi ha detto di mettere il prezzemolo. Guarda la signora e gli fa: ascolta, è Pucci, dai, non rompere il cazzo per un po' di prezzemolo, fallo passare. Ti metti in fila col carrello, al supermercato ci sono delle file. Dopo mezz'ora che sono in fila, la cassiera mette fuori la testa, si vede che si era stufata, fa: ascolti, da quello prima di lei, chiusa la cassa. Ma come, sono 40 minuti, almeno fai quello dopo di me. Mentre senti: è aperta la cassa 2, tu ti porca di quella t***a. Vedi gente che cambia le ruote col le parolacce, puttana, tocca a me. Ma non sto siendo di quelle robe. Poi arriva da in fondo una, dopo che sei mezz'ora in fila: ascolta, c'ho solo 1 litro di latte, mi fai passare? Tu dici: prego signora, appena fa 2 metri, Franco, vieni che c'è il coglione che si è fatto passare. Arriva un carrello pieno. La signora vuole continuare, 2230, 3440, ti guarda loro, lo fa: vuoi gli stacchetti? Sono tutti antipatici, vuoi gli stacchetti? Faccio sì, me ne dia 2. Per me ce ne vogliono 4. Gli ho detto: quando farai la tua cassa di spesa, ne prendi 4, per me ce ne vogliono 2. Aspetta, non è finita.
Quando devi parlare ti fa sempre con quell'aria, no? Hanno tutti dei ciuffi pettinati, hai visto? Sembrano i Power Rangers, hanno dei capelli. Ti guarda e dice, scusi, lei è alla Fidati? Gli faccio, non ho capito. Alla Fidati? Gli faccio, sì. Ah, guarda che ha dentro 34.000 punti. Se vuole vince un phone. Gli ho detto, mi prende per il culo? Aspetta, va avanti. Ah, sì, scusi. Se però aggiunge 12,90 euro, le do un tostapane. Quindi, signora, io ho speso 340.000, ho preso per realizzare 34.000 punti, ho speso 610.000 euro. Lei mi rompe il cazzo, devo aggiungere anche 12 euro per prendere il tostapane. Vattene a fanculo, ho preso e me ne sono andato via.